Hello guys, Koto here e bentornati su un nuovo video di My Hero Academia The Strongest Hero. Oggi giorno di patch, finalmente abbiamo delle news allucinanti. Confermato Dabi è già in game, cambiamenti molto particolari ed altro ancora. Ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, i link sono in descrizione, per tutte le news in tempo reale su qualunque gioco di cui tratto. Di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, andiamo a vedere velocemente le maintenance notice. Abbiamo nuovi eventi, presumo che appunto si riferiscano a Dabi, perché non c'è traccia della nuova modalità, ma potrebbe uscire domani insieme a Dabi. Potrebbero fare una combo allucinante. Aggiustati i daily sign-in rewards. Questa è la schermata di quando sono entrato in game, quindi presumo che abbiano solamente cambiato la grafica e hanno messo un tasto per redimare le ricompense che non si è riusciti a prendere durante il mese, cosa che sinceramente non avrebbero dovuto fare, perché è un login giornaliero apposta. Però va bene così, insomma, let's go. Numero 3, hanno aumentato lo stun del boss Anzo Suiden, che se non sbaglio è quello in foresta durante l'assessment, una volta che viene colpito dalle sue spadine. A posto. Aggiustata la descrizione del Battle Pass, dove diceva che le quest si resettavano ogni 3, e non si capiva bene cosa fosse ogni 3, quindi mercoledì, terzo giorno del mese, hanno scritto semplicemente Wednesday, che è mercoledì. A posto. Aggiunta la posizione Officer nell'Alliance, quindi perfetto. Fissati altri problemi e fatto molti miglioramenti di sistema. A posto, abbiamo la nostra compensation di 250 Hero Coin, 50.000 crediti e 50 di stamina. Lo so, state fremendo, andiamo subito a vedere il pezzo forte di questa patch. Allora, se noi andassimo ora qui, non troveremmo assolutamente nulla, il che è un po' strano, ma se noi ora andassimo su Heroes, proprio qui, e andassimo in fondo, zan zan zan, abbiamo Dabi. Quindi, come ben sapete, quando un personaggio viene introdotto nella Hero List, vuol dire che è in uscita a breve. Io presumo domani, non c'è scritto da nessuna parte, ma che senso avrebbe metterlo ora in game e farlo uscire settimana prossima? Quindi, finalmente, Dabi è qui. Technical, come appunto sapevamo già da un pochino. Mi spaventa un pochino il fatto che lui sia molto range, abbastanza assist, ma la sua difficoltà, il suo survive e il suo breakout siano molto, ma molto bassi. Per farvi capire, è praticamente più difficile di Mina ed è più difficile di Yaoyorozu, per farvi un'idea. Quirk è chiaramente fiamme blu. Quindi sì, Dabi uscirà potenzialmente domani. Tutto l'hype di questi ultimi giorni era sensato, quindi finalmente potremo mettere le mani su di lui. Buona fortuna a tutti per le pull. Ovviamente troverete analisi di tutto quanto, come buildarlo, eccetera, su questo canale, insieme al video per Mina che mi avete chiesto veramente in tantissimi. Arriveranno entrambi, non vi preoccupate. Andiamo a farci la daily, non si sa mai che magari prendiamo qualcosa di carino, cuoricino, fatto strano, mineta a posto. Andiamo ora a vedere le domande che mi avete fatto nel video precedente. Allora, ciao Koto, ti faccio qualche domandina, visto che mi piacerebbe sapere la tua in merito. Secondo te è possibile vedere prima o poi una collab con un altro gacha game o anime? Se sì, a te quali piacerebbe vedere? Poi, in che modo verrebbe gestito il banner? Con un unico personaggio in realtà, oppure usciranno più personaggi stile bacio della 1A? Grazie in anticipo, TVB. Allora, sono abbastanza sicuro che prima o poi una collaborazione uscirà, perché di solito i gacha game, qualunque tipo di gacha game che abbia un minimo di successo, fa qualche collab con qualche altro anime. Sinceramente lo vedo molto bene con Sao, lo vedo molto bene magari anche con Nanatsu, e probabilmente potrebbero fare una specie di mese collab e ogni settimana potrebbero far uscire un personaggio in rate up, tipo come esempio abbiamo Endeavor, abbiamo All Might. Quindi tipo per un mese quattro banner diversi dei personaggi principali di quell'anime. Per esempio Sao magari fanno una settimana Kirito, una settimana Asuna, una settimana Silica, una settimana Sinon, per dire. Poi ovviamente dipende. Abbiamo poi SJ Zosa. Koto, ma secondo te quando uscirà Stain? Sei un grande. Allora, grazie. E secondo me Stain non lo vedremo ancora per un bel po', perché è stato uno degli ultimi banner a uscire. Presumo almeno un 4 mesi minimo da aspettare, ma proprio un minimo, minimo, minimo. Lori Mangia ci chiede: Koto, una domanda, in caso esca Dabi, penso che ormai non ci siano neanche più dubbi, mi conviene pullare su di lui o aspetto Endeavor? Perché molto probabilmente sarà un T. Sono free to play, sei un grande. Intanto, grazie. Allora, sì,
abbiamo appunto la conferma che Dabi sia un technical, proprio come Endeavor. Io aspetterei domani per risponderti. Domani faremo analisi, vedremo quanto è forte Dabi, vedremo se è forte, perché nessuno ha detto niente. E io vi ricordo di nuovo una cosa: anche Hawks all'inizio sembrava una pippa, ma ora negli assessment carica qualunque cosa, perché hanno imparato a giocarlo. Quindi non giudichiamo subito Dabi, mi raccomando, non facciamo lo stesso errore. Anche perché secondo me Dabi, essendo un personaggio così importante, è impossibile che lo facciano debole. Quindi ragazzuoli, cosa ne pensate di questo aggiornamento? Scrivetemi la vostra qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social per le news in tempo reale, di lasciare like e iscrivervi nel caso abbiate ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out!